Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo della nona edizione del Festival del Vento e della Pietra. Quindi parliamo di Due Norisina, parliamo di Carso, se vogliamo. Parliamo di Carso, parliamo di territorio anche nella prima parte di questa puntata. Siamo in compagnia di Enrico Maria Milic, che è venuto a trovarci per parlare di questo libro che si intitola La locanda ai margini d'Europa, che secondo quanto mi hanno detto i miei amici della libreria Minerva sta andando benissimo, quindi insomma penso che ti farà piacere, lo sai insomma. Ma sì, sì, parlo con le librerie. Certamente. Certe cose si sanno, certo, come ossessiva. Appunto. Allora, non è il primo libro, no? Se non è mi il sbaglio. Primo, sì, sì. È il primo? Sì. Allora, confondevo, si vede, no, forse confondevo, una volta dovevo aver avuto ospite tuo fratello invece. Sì. Sì. Lui è sul fronte documentaristico, film, eccetera, sì. Quindi forse sì, ho fatto un po' di confusione. Allora, no problem. Cos'è questa qual è la locanda ai margini d'Europa? La locanda ai margini d'Europa è da una parte un romanzo, ma dall'altra è un'osteria, è una locanda che è veramente esistente. E questo libro romanzo dedicato a questa osteria, a questa locanda, ma anche e soprattutto a la famiglia che in quella casa, in quell'osteria, da più di 150 anni esercita il mestiere di oste ed è la locanda Devetac di San Michele del Carso. Come sei venuto a conoscenza di non tanto della locanda, ma proprio anche della storia che, o quantomeno, che cosa ti ha spinto ad andare a conoscere la storia che sta dietro la locanda? Diciamo che come tanti triestini, ma non solo come tanti triestini, come tanti italiani, come tanti europei forse, come tante persone che vivono in questo mondo, soprattutto occidentale, ma non solo, io sono figlio della città. Sì. Figlio di una cultura della città, di una cultura in cui vivi fondamentalmente tra l'asfalto, i palazzi e conosci quel tipo di civiltà in qualche maniera, che dopo una civiltà dei mezzi di comunicazione, che tutti noi conosciamo e in cui siamo immersi. Come passano gli anni, perché non ho più 20 anni anch'io, Umberto. non è gentile dire non ho più 20 anni anch'io, però insomma, vabbè. Non hai più 20 anni, è un dato no, di No, perché fatto. Ci conosciamo da un bel po'. A un certo punto inizi un po' a ragionare sulle tue origini. E su qualcosa che mi mancava, appunto io penso non manchi solo a me, no? Ma anche a tanti altri cittadini, triestini, non solo, che è un po' la comprensione di quello che era, cosa c'era prima della città. I miei avi arrivano al livello dei bisnonni, traslocano dalla nostra campagna in città. Nel nostro caso, di questo libro, dal Carso, no, nel caso della mia famiglia, scusami, dal Carso, da Sgonico nella fattispecie, arrivano in città. Io dei miei bisnonni, di quelli prima, dei Milic prima di me, sapevo, diciamo, ben poco. E quando la famiglia Devetac, questi osti di San Michele del Carso, mi ha detto «Ma perché non scrivi la nostra storia?», non solo l'ho trovata interessante. Non solo l'ho trovata interessante perché loro da più di 150 anni sono a esercitare lo stesso mestiere di osti nella stessa famiglia, nello stesso paese, nella stessa casa, nello stesso perimetro della stessa casa. Non solo di per sé interessante, ma anche mi sono detto, pensato, forse ho sentito, comprendendo qualcosa della loro storia, di cosa vedo in loro che può essere anche di antico, allora in quell'antico che è rimasto nella storia di oggi, di chi sono i Devetac oggi, magari mi sono detto, io penso sia così, potevo vedere e ho visto dopo scrivendo questo libro, intervistandoli, anche, come dire, qualcosa,
che c'era, che c'è nel mio passato, nella storia dei miei antenati, Carsolini, ma potrebbe anche essere la storia di Striani, potrebbe essere la storia di tante famiglie che avevano le origini in campagna e sono arrivate in città. Apro una parentesi, perché questo è parecchio interessante, perché dipende, credo, dai rapporti che, non dai rapporti, quantomeno dal rapporto che i nostri genitori poi ci insegnano nei confronti della stessa famiglia, no? O delle proprie origini. Io trovo difficile andare alle mie origini istriane per un motivo molto semplice, perché mio papà, dopo l'esodo, con l'Istria ha avuto un rapporto del tipo lì è il luogo da cui io sono fuggito e quindi basta, ha tagliato i ponti, ci andava ogni tanto, in genere sempre per i funerali, ma voglio dire, ho difficoltà poi a... E peraltro poi li conosco anche i parenti, quindi quando io in un periodo come, insomma, avendo l'età che ho e dove comunque torni un pochettino indietro, insomma, no? Cioè, ti piace anche, allora io torno indietro a determinati usi e costumi anche della mia infanzia che però non riguardano curiosamente le radici della famiglia. È strana sta cosa, no? Per certi aspetti. Per esempio, io in questi giorni ogni tanto mi ricordo le prime vacanze che facevo quando avevo 4-5 anni, che come dire, coincidevano con le grandi vacanze di massa, no? Quindi Rimini e questi posti qua. Curiosamente non ho, ma neanche tanto, stando a quello appunto che dicevo prima, non ho interesse, mettiamola così, ad andare alla ricerca di altro. E dipende molto appunto da come uno... No, infatti secondo me è proprio qua il punto, e dopo potremmo aprire un mondo su questo. Poi... Sì, potremmo aprire un mondo, cosa mi viene in mente? Scusate l'approccio, se volete, sentimentale, forse addirittura ideologico. Io penso che abbiamo una grande difficoltà oggi con questa cosiddetta crisi ambientale, perché dopotutto la grossa parte della popolazione, soprattutto quelli che hanno un ruolo nella nostra società, sì, è cresciuta, formata sentimentalmente anche da bambini nelle città. Sì, sì, sì. E quindi sì, non sì, riusciamo a capire il rapporto con la natura, sì, con la campagna. Questo è vero. E quindi io penso che sia proprio un macro tema... Sì. Globale, diciamola tutta. Torniamo al libro, chiedo questo, ogni tanto faccio apro delle parentesi anche piuttosto... Ma la domanda per te è se non senti un vuoto in qualche maniera sentimentale, chiaramente lo razionalizzi. Sì, ma c'è qualcosa che mi manca, per dire la verità, però nel momento stesso in cui andrei a scavare certe cose, mi blocca l'idea di fare una specie di torto a mio papà. È una roba un po'... Alla scelta di tagliare, una roba un po' complessa, per molto dire molto tristina, verità. Probabilmente. Sì, credo proprio di sì. Però, ripeto, ogni tanto ci penso, però dico, vabbè, però se lui ha deciso così, lasciamo quelle cose, pur avendo, ripeto... Allora, torniamo al libro. Come lo hai strutturato poi? E allora potrei anche chiederti che cosa sei andato a scoprire delle tue radici intanto scrivendolo. Sì. Beh, allora, in verità questi temi qua, no, di cui abbiamo parlato anche rispetto ai nostri percorsi personali, sono i macro temi del libro, ma dopotutto questo non è un saggio, è un romanzo biografico, è un romanzo di persone esistenti, degli Osti, di questa famiglia di Osti e cuochi a San Michele. Di che cosa parla questo libro? Come è strutturato, appunto? Beh, è la storia da una parte di un'osteria in un luogo molto particolare, in una storia, questa dolorosa, di scissione, di casini, che ovviamente ha sfumature diverse
e dolori diversi, però che conosciamo, senza adesso andare a rinvangarli, no? Fra il Carso sono diversi rispetto a quelli dell'Istria, si incrociano, sì, si scontrano, e la città ha pagato tanto per questo, abbiamo pagato tutti quanti, no? Tanto, come dolore. È la storia di questa osteria che da più di 150 anni, dicevo, sta nello stesso perimetro, nella stessa casa, e sta a San Michele del Carso. A San Michele del Carso c'è una storia, se vuoi, ancora più particolare rispetto almeno, diciamo, al resto del Carso. C'è quella miseria secolare, e un po' raccontiamo la storia del Carso con l'arrivo degli antenati, dei carsolini di oggi, anche appunto con questo tema della miseria, della grossa pietraia, della mancanza d'acqua. Arrivano le cavallette, i turchi, il signore di Duino che esige quello che non sarebbe esigibile da questi carsolini. Ma soprattutto dopo arriviamo verso la modernità, verso la contemporaneità, arriviamo a quello che succede fra il 15 e il 17. Fra il 15 e il 17 cosa succede sul Carso Goriziano? È la linea del fronte. Niccolò Giraldi scrive in un suo libro che su quel fronte, dal Monte Nero fino al Carso Goriziano, è una linea di circa 60-70 chilometri, muoiono 180.000 persone. Vuol dire, come scrive Niccolò, 3 morti al metro. È un'ecatombe, ne sappiamo qualcosa, si è parlato, si è scritto, ci sono le piazze, le vie in tutta Italia, no? Su queste battaglie dell'Isonzo, sul Carso e quant'altro. La cosa interessante però per me, da triestino di origini della campagna intorno a noi, era però chiedermi che cosa succede a chi viveva là. Quello che succede là, su quel fronte, ne parla Ungaretti dal punto di vista dei soldati e di quello che sarà dopo, quello che sta nei libri di storia. Ma io racconto e raccontiamo quello che succede là ai paesani. I paesani vengono tra il 15 e il 17 emigrati, fatti migrare, spostare forzatamente dai loro paesi, dalle loro case, a centinaia di chilometri di distanza. Tornano, trovano la devastazione, ricostruiscono. E in questa osteria tutto questo ovviamente incide, ha un suo peso. Dopo c'è il fascismo, arriva la Seconda Guerra Mondiale, altre violenze incrociate, e non occorre che le ripeto perché a Trieste siamo maestri della nostra storia dolorosa da tutte le parti. Il libro però, dando questo contesto che è fondamentale poi per capire i carsolini e anche la storia di chi vive oggi, arriva soprattutto agli anni 70 e 80, ed è il grosso del libro. Negli anni 70 c'è l'erede di questa famiglia di Osti, che è Augustin Devetak, che va per i 20 anni. Per i 20 anni, anche un po' prima dei 20 anni, lui prende in mano l'osteria a vita, l'osteria degli avi. Mamma e papà gli danno in mano fondamentalmente le chiavi dell'osteria, gli dicono: vai avanti tu, ovviamente col sostegno dietro. E in quegli anni cosa succede anche? Lui sloveno, Augustin Devetak, originario da generazioni e generazioni di San Michele del Carso, carsolino, incontra questa ragazza molto più giovane di lui. Hanno 7 anni di differenza, si incontrano quando lei ha 14 anni. E Gabriella Cottali, originaria di San Martino del Carso, che è una piccola isoletta di lingua veneta italiana in tutto il Carso, è l'unico paese che parla da mezzo secolo veneto italiano in Carso. E si conoscono. Gabriella si innamora subito di lui, dice, e lo raccontiamo, non aveva occhi che per lui, ma lui all'inizio non se la fila. Però lei insiste, insiste, perché è una tenace, è una di Durazzo, come diciamo a Trieste, sì, oltre che di San Martino. Insiste, insiste, deve insistere, malgrado il suo destino quale sia, sia quello di diventare la cuoca di riferimento di quella casa. A un certo punto il suo sogno romantico si corona, e non solo, perché poi la cosa interessante dei Devetak non è solo questa storia di resistenza sentimentale, di portare avanti in qualche maniera il lascito degli antenati, ma i Devetak poi sono da più di 30 anni nelle maggiori guide enogastronomiche, dalla Slow Food, la Michelin, all'Espresso, il Gambero Rosso. Nel 2023 sono Stella Verde Michelin, una delle poche Stelle Verde Michelin in Italia, con la loro osteria Devetak, e
Non ultimo, nel 2016, e lo raccontiamo dal punto di vista non dei potenti, ma dal punto di vista dei carsolini, degli osti e della cucina, ospitano il pranzo d'incontro tra Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana, e Borut Pahor, il presidente della Repubblica della Slovenia. Ed è il primo momento in cui questi due grandi personaggi si parlano, ed è un grande momento simbolico ovviamente di reintegrazione, di riconciliazione, proprio rispetto a quello che tante di queste cose che dicevamo prima. Senti, nel corso degli anni, di questi 150 anni, no, è cambiato anche il ruolo, la funzione di un'osteria? Eh sì, è cambiata tantissimo ovviamente. Ed è interessante proprio quello scarto, quell'inizio di scarto, quella frattura che c'è proprio all'inizio degli anni, negli anni 70. Mm. Ne parla Pasolini, lui dice la società dei consumi, sì. Lui scrive all'inizio degli anni 70, sta spazzando via tutto quello che c'era prima, dalla vecchia civiltà millenaria, contadina, europea, ma lo stesso dice la Chiesa, anche il cattolicesimo verrà messo in discussione. È quello che accade, quello che no? Ovviamente negli anni 80 arriva, anche 70, e qua siamo in un bel posto per parlarne, arriva la TV commerciale, sia a livello locale, Tele 4, e c'è da quegli anni, no? Sia a livello nazionale, perché arriva la TV di Berlusconi, la società cambia radicalmente. Sì. E gli osterie hanno a che fare con questo. Perché? Perché la gente sempre di meno si trova nelle strade del paese o in osteria e sempre di più resta a casa. Sta a guardare lo schermo. Sì. Prima lo schermo delle TV e dopo ovviamente sappiamo la storia va avanti dei media, gli schermi del digitale. Quindi l'osteria in qualche maniera ha sempre più difficoltà, lo vediamo in città, in campagna, è sempre meno un luogo di incontro democratico, orizzontale, dove il presidente beve lo spritz con il popolo. Sì. Oggi alcuni come i Devetak provano a far resistere anche questa parte, se vuoi, più di incontro sociale, orizzontale. Nei weekend tengono aperta la vecchia osteria, la parte della vecchia osteria dedicata al paese, soprattutto ai paesani e ai paesi intorno. Soprattutto però l'osteria, e questo lo raccontiamo, deve assolutamente cambiare. Dico un dato e dopo mi taccio per ora. Negli anni 70 ci sono sul Monte San Michele, dove si svolge il grosso della storia, ci sono 18 osterie operanti, tutte con questo taglio del passato, se vuoi, di paese, di campagna, ma che potrebbe anche essere il taglio delle nostre osterie di Rione in città, no? Ce ne sono 18 negli anni 70, oggi ne rimangono 6. E più o meno in difficoltà. I Devetak fanno questa cosa qua, si reinventano completamente, provano diverse cose. All'inizio degli anni 80 fanno prima un pub, vedi la civiltà dei consumi, le patatine, sì, la birra, il jukebox. Dopo però tornano indietro su alcuni pezzi, attingono alla tradizione culinaria del passato, ai prodotti locali, ma per un pubblico che è internazionale, oltre che locale, di un certo livello, devono ovviamente aumentare i prezzi, somiglia più a un ristorante oggi, sì, la parte importante della locanda Devetak, dove la cosa che rimane, però, e questo è molto importante, c'è un tocco, che è il tocco della famiglia, la presenza della famiglia, che è da là, da più di un secolo e mezzo. Quindi è anche la storia di questa sorta di, chiamiamola evoluzione, anche se forse sì, il termine non è del tutto corretto, insomma. E da questo punto di vista la loro storia che cosa può insegnare? Che bisogna tornare alle proprie origini per rimanere, come dire, sulla breccia, usando un termine che è, oppure è un caso a parte che si è svolto, no, come si è svolto, magari anche... No, c'è, secondo me, se vuoi, almeno una morale di fondo, almeno su questa domanda qua. E lo vediamo in tante tendenze che potremmo chiamare di mercato, ma sono tendenze culturali, sociali, io credo anche, nella nostra società. Vedi i viaggi o il turismo sostenibile, chi cammina, sì, chi va in bici, ma io penso anche, vedi,
quell'enorme spazio che si è aperto per chi in qualche maniera vuole riscoprire se stesso, che va dallo yoga al terapeuta, allo sciamano, a veramente una miriade di attività per lavorare su se stessi, ed è una grande tendenza di oggi. E io penso che dal cammino, chi va in bici, chi sta nella natura, chi fa l'orto, sì, è vero, vedi altre pratiche che in maniera un po' più canonica hanno a che fare con sé, anche un'offerta enogastronomica in questo caso, e anche di turismo, perché poi loro danno anche pernotto, sono una locanda, che abbia a che fare con una famiglia, con lo stare in campagna, con lo stare con cibi che hanno una grande qualità, che quella, e lo raccontiamo perché sono delle testimonianze che portiamo dai clienti, dei Devetak, che ti ricordano i gusti della mamma, i gusti della nonna. Sì. Tutto questo cosa ci dice, per tornare al tema di rispondere alla tua domanda, è una delle morali di questo libro, è che questa nostra società, per come la vedo io, è in cerca di un'anima, perché dopo tutto quella civiltà urbana che ci dà tante comodità e sicurezze, ovviamente, rispetto a quella vecchia civiltà di miseria della campagna, forse sul tema dell'anima, di dare un conforto sentimentale, spirituale, delle certezze, è forse un equilibrio, è forse un tema fondamentale, vedi il rapporto con la natura, ecco, su quello la civiltà della città manca, mentre un'attività di osteria familiare, radicata nel tempo, negli antenati e nei cibi del territorio, ecco, questo te lo sa dare, per cui noi sappiamo che non esiste solo il mondo della, per capirci, della ristorazione slow food, sì, nobile, sì, in questo senso, di cui fra l'altro i Devetak fanno parte, ma se è ovvio questo, è ovvio anche che c'è una grandissima richiesta da parte di un sacco di persone, parliamo di una bella percentuale della popolazione, che cerca queste cose qua. E loro riescono, sono riusciti anche in qualche modo a, come posso dire, a evitare la trappola, mettiamola così, di voler diventare di moda? Questo è un super tema, ovviamente. Quando parli di cibo locale, parte subito nella nostra testa, ah, ma è una roba radical chic. Questo stringi, sì, no? C'è anche questa cosa. È una roba di moda. È ovvio che questo è un tema, ma dopo tutto dipende da, come provando a parafrasare qualcuno, dopo tutto dipende dalle lenti che ti metti sugli occhi e dal colore di queste lenti, dipende da come la vedi. È ovvio che mentre una volta andavi nell'osteria dei Devetak negli anni 60 e 70 e per un bianco e un nero bevevi il bicchiere di nero, bianco, rosso, indifferente, la tagliada, la grappa, una fetta di salame e quant'altro per un bianco e un nero, appunto, oggi non è più così. E dopo potremmo parlare del fatto che il cibo di qualità e di sostenibilità purtroppo tendenzialmente non è quello di basso costo, perché produrre un cibo sostenibile, e non parlo neanche di qualità organolettica, buono o cattivo, ma parlo di un cibo sostenibile, per produrre un cibo sostenibile, tanto più in Carso, in Istria, i prezzi di produzione dal punto di vista dell'agricoltore sono alti. Ma questo vale per tutto, non solo per il nostro territorio, che dopo ha difficoltà geologiche, poca acqua e quant'altro. E il benchmark, il punto di riferimento dei prezzi standard, che sono quelli del supermercato, un po' ci fanno pensare, ah, questa è una roba di moda, è una roba di classic. Sì. Ma temo che molti problemi della crisi ambientale hanno a che fare col cibo industriale, con cibo che è drogato da prezzi che hanno a che fare con un'economia, un sistema economico, che è quello del petrolio, che dopo tutto è quello che genera le emissioni di gas, che genera il riscaldamento globale. E, ok, sarà di moda, ma personalmente, qua arriviamo sul personale, quindi anche il piacere di aver scritto questo libro, io sto con i ristoratori che lavorano su questi temi, sto con gli agricoltori che lavorano bene con rispetto della natura, penso che tutti dovremmo stare con loro. Questo è, ci introduce a un'altra problematica, se vogliamo, problematica nel senso lato del termine, che è quella poi
della necessità che ogni tanto si sente di, come posso dire, includere nel discorso turistico che riguarda la città e che si è sviluppato in maniera piuttosto notevole e importante, anche il territorio, che è questa entità sì. un pochettino certo. strana, territorio che, insomma, vero è che da un lato deve essere anche salvaguardato e dall'altro lato offre anche determinate opportunità. Uh-huh. Anche là, come ci si dovrebbe muovere in questo senso? Domanda ginepraio, super politica. Dopo. No, no, te la faccio perché è un problema che salta sempre fuori certo. ai convegni, alle cose. Ah, c'è un tema economico di base. Alla città conviene o converrebbe, a seconda di quello che siamo convinti di stare facendo, aver fatto, avere più cose da fare al turista, perché così il turista ha più tempo da impiegare qua, spende più soldi qua, dorme di più qua, ed è il ragionamento di base, fra l'altro, di qualsiasi, tornando ai gerghi del mercato turistico, ed è un tema di qualsiasi destinazione turistica. Sì. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe raccontare, promuovere Trieste, non solo come Trieste, ma come, io direi, Trieste, il Carso e l'Istria, perché questa sì, è la nostra terra, alla no? fine quello noi è. Siamo questo. Alla fine quello è. Con tutta la sua esoticità dei confini che stanno scritti, no? sulle mappe, che è un tema di interesse per i turisti, questo lo vediamo chiaramente, e con una ricchezza che già è forte in città, ma di storie, di territorio, con la sua complessità sociale, culturale, identitaria, storica. Va detto che anche le nostre storie di dolore sono interessanti per i turisti. Sì, questo su... E io direi oggi, anche con un'offerta enogastronomica, sia della ristorazione in senso stretto, ma anche delle aziende agricole, che oggi si può dire, almeno per quanto riguarda il Carso, perché c'è più facile parlare di Carso per qualche motivo, è diventata di alta qualità su una certa nicchia. I vini naturali del Carso sono qualcosa per cui ci sono nicchie di consumatori, quindi anche potenziali turisti, che... da tutta Italia, forse tutta Europa, che apprezzano questi vini. Perché non chiamarli, quindi chiamare i turisti qua anche per quello? Volevo chiederti una cosa che non c'entra niente, ma me l'ha suggerita la tua risposta. Sulla questione che riguarda anche lo sfruttamento, non tra 4.000 virgolette, insomma, anche del dolore imposto dalla storia, no? Io ho la sensazione che questa città non ne abbia, e anche qui uso un termine che è forte, approfittato, nel senso, e questo mi ha colpito quando ho conosciuto con più, come dire, quando ho conosciuto meglio la storia, per esempio, degli antifascisti e antinazisti impiccati dai tedeschi al Tartini. Al Tartini, certo, sì. Quella è una storia che è, adesso io non... verrebbe da dire, è quasi le nostre fosse ardeatine, ma per sì. certi versi. Diciamo che da una parte e dall'altra siamo stati molto bravi. Sì, non ci è mancato sì. niente, non ci è sì, mancato esatto, niente. Sì. Però, ecco, voglio dire, non se ne è parlato mai, né quando, diciamo la verità, avrebbe potuto essere utile per tutta una serie di ragioni, e nemmeno adesso. C'è stata questa iniziativa bellissima del Tartini di commemorare quell'eccidio con la musica dentro proprio il luogo. E delle volte mi chiedo proprio, è tipico della città, come dire, porre delle barriere, eccetera? Perché... Sì, beh, un po' torniamo, bella. Dirò una cosa che forse non sai, è una roba banalona.
La cosa che forse non sai è che ha a che fare con quest'anno che ho passato fra il 2006 e il 2007 a Belfast, studiando antropologia sociale. Belfast, in quegli anni per la Gran Bretagna, per un certo tipo di londinesi, per esempio, era proprio quella roba che siamo noi, se ho vuoi. Capito. Sì, ho capito. E infatti c'era, e sono sicuro che c'è ancora, un importante turismo che veniva a vedere l'Irlanda del Nord dal punto di vista naturalistico, se vuoi culturale, e poi dopo andava, anche che veniva a vedere i luoghi del conflitto. La Peace Line a West Belfast, che veniva a vedere i luoghi cattolici di grande resistenza dell'IRA, dell'esercito repubblicano, irlandese e così via. E altre cose ancora, insomma, facciamola breve. E quindi certamente che c'è questa cosa qua, o ci potrebbe essere in qualche maniera usata, ma vedi, passami il termine, il successo di visite, sempre con 400 virgolette, che hanno luoghi di grande dolore, la Risiera, ma la stessa Foiba di Basovizza. Guardiamo, vai su TripAdvisor, sono fra le attrazioni della città, già oggi è così. Fra le attrazioni più viste della città. Attrazione è il nome che usa TripAdvisor, by the way. By the way. E dopo dico la cosa banalona. Ovviamente questa città, a differenza di Belfast, che ha provato a fare dei percorsi genuinamente dal basso di riconciliazione, fuori dalla speculazione politica, non abbiamo lavorato veramente su un racconto e la famosa memoria condivisa di tutti i dolori assieme. Sì. Questo manca. A un certo punto, negli anni 90, succede che una parte politica, io direi, smette di parlare, di gestire, di parlare di questi temi, e in qualche maniera, pian piano, diventano sempre meno importanti. Va anche detto che siamo nel 2023, soprattutto i giovani hanno in testa alto, no? Rispetto all'identità locale, il passato e le radici. Fermo restando che sono convinto che anche per questa nuova generazione, vedi quella dei miei figli che hanno 17-19, il tema delle radici a un certo punto rispunterà fuori. Per i figli degli esuli, per i nipoti degli esuli, che sono la generazione di 40, 50, 30... 60... è quello. Dopotutto, forse oggi abbiamo dei tempi che sono maturi per, forse solo in maniera speculativa, vedi il turismo, riappropriarci del dolore di tutti quanti, di tutte le parti, ma anche del fatto che abbiamo, che noi, se c'è un'identità forte di questa città, per i turisti, non solo, nel mondo, Trieste esprime un'identità forte che è quella del confine, dell'incrocio, dell'incontro. Questo lo dicono qualsiasi ricerca di mercato su quello che vogliono i turisti, su quello che dicono i turisti quando sono stati a Trieste. Cosa c'è di affascinante in Trieste? La sua architettura stramba che deriva dall'altrove, non è una città che sembra italiana, è una città che viene vista sul confine dagli italiani, ma anche dagli austriaci, cioè, vedono in qualche maniera la stessa cosa. Quando arrivano qua e sta nei diari di Massimiliano d'Asburgo, come di giornalisti di inizio Novecento, saggisti, vedi Viaggio in Dalmazia, arrivano qua, arrivano all'obelisco, intravedono il mare e dicono, pensano e scrivono, c'è il profumo del Mediterraneo, sono arrivato in Italia sul mare, ma è un tema. Pensano di essere arrivati altrove. Sì, sì, sì. Per tutti, quando arrivi qua, sei un altrove. Ma potremmo parlare di Jim Morris e di molti altri ancora. Per parlare anche dei film che si ambientano a Trieste senza svolgersi a Trieste, perché è un non luogo. Certo. Allora, io ringrazio Enrico Maria Milic per essere stato con noi. Grazie. Veramente è stato un piacere. Ricordatevi il libro, La locanda ai margini d'Europa, edito da, come si dice, BEE o... Bottega Errante Editore o BE? Allora, pensavo fosse B all'inglese, ma immaginavo di no. Grazie ancora Enrico, complimenti. Grazie. E buon lavoro. Grazie. Dopo la pubblicità cambiamo argomento, però insomma come luogo rimaniamo in Carso.
Eccoci pronti per la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia di Fabiola Faidiga, che è presidente di Casa Cave. Poi dopo ci spiegate anche tutti gli acronimi perché divento matto su queste cose. E con Maddalena Giuffrida, che è responsabile della sezione Pietra. Stiamo parlando della nona edizione dell'Energia dei Luoghi, Festival del Vento e della Pietra. Devo dire la verità, noi ci eravamo occupati, credo anche un paio di mesi fa, sì. Già avevamo parlato un pochettino di quello che stavate combinando, esatto. Sì, anticipando probabilmente qualche cosa, Simon, oppure concentrandoci su un aspetto dell'iniziativa. Intanto io non mi ricordo che cos'è Casa Cave, l'acronimo, io ho sempre paura. Casa Cave in realtà non c'entra con le cave, è un acronimo che poi ci ha portato alle cave per destino, no? Con le strane combinazioni che la vita regala. In realtà significa Contemporary Art, Visogliano Visoglie, Europe. Okay. Quindi è il territorio di Visogliano, dove c'è la sede di Casa Cave, bilingue. L'idea però di portarlo direttamente in Europa. E poi Contemporary Art, perché essendo artista del gruppo 78, volevo un po' portarmi dietro l'idea del gruppo 78 International Contemporary Art. Tra l'altro ricordiamo che adesso il gruppo 78 dà vita alla quarta edizione di Robotics, certo, che è in Magazzino 26 e poi dopo anche sparsa in altre, sì, in altre e zone. E domani alle 18:30 avremo Cyborg e Zombie, ecco, la presentazione al San Marco. San Marco. Sì. Allora, invece, già che ci siamo, dai Maddalena, ne discutevamo prima con Milic, no? Prima di parlare poi dell'iniziativa di per sé, ma questo rapporto che la città ha con il territorio, va bene così, deve essere sviluppato, è meglio che si incominci a svilupparlo ma si arrivi fino ad un certo punto per non snaturare determinate cose? Noi cittadini, mettiamola così, come dovremmo guardare a ciò che ci circonda? Beh, io sono nata in Sicilia, oltretutto, ma sono sempre vissuta a Trieste, perciò di fatto ho l'animo cittadino, sì, in qualche modo, che ho esportato sul Carso, di cui mi sono seriamente innamorata. Ecco, e questo amore proprio per il territorio mi ha portato a fare una considerazione, nel senso che forse sul Carso ci si viene per le passeggiate, per andare giustamente ad assaggiare i prodotti tipici, per godere di una serata con amici in osmizza, ma forse manca un po' l'aspetto che possa in qualche modo intrecciare la natura e la cultura. Ecco, ci sono ovviamente delle operazioni culturali importanti portate avanti dalle associazioni culturali, sì, slovene e locali, ma certamente ecco, l'incontro con Fabiola, con un artista visiva relazionale, e con me che da sempre ho portato avanti delle iniziative a livello organizzativo e culturale, ha fatto sì che esplodesse proprio l'idea di questo intreccio importante tra natura e cultura, che abbiamo individuato proprio nel simbolo della pietra di Auresina. Io credo che ci sia bisogno sul Carso di fare delle operazioni importanti, che si possa venire sul Carso proprio come stiamo facendo noi con il nostro festival, ad ammirare delle sculture, per esempio, a proporre delle letture, ad intrecciare proprio questo binomio così importante che noi vogliamo continuamente sottolineare, proprio l'arte, la natura e la cultura che possono viaggiare insieme. Strade nuove, percorrere, esatto, strade nuove. Esatto. Allora, intanto noi, mentre parleremo, vedremo anche delle immagini che ci sono arrivate e che documentano appunto di che cosa si tratta. Siamo arrivati alla nona edizione. Che cosa cambia nel corso delle edizioni? Ma principalmente nel corso delle edizioni è cambiato che abbiamo trovato i due elementi, vento e pietra, di riferimento in questi ultimi tre, quattro anni. Nel senso che abbiamo deciso di inserire un sottotitolo in maniera continuativa, che è Festival del Vento e della Pietra. Vento però inteso come anima, come concetto, come creatività, come ricerca del sé, e
pietra intesa come corpo, come struttura, come territorio. Quindi, ma anche come vento, si può capire... però, chiedo scusa, interrompo. Sì? Io ho questa cattiva abitudine. No, certo, no, anche il vento lo inseriamo nel territorio in maniera assoluta. Infatti, le due cose. No, perché a me piace il vento, per questo io sono uno dei pochi che ama, certo, ama il vento, per dire la verità. Ma l'idea è questa, semplicemente, che questi due elementi diventano metafora, no? Di una dimensione creativa. E quest'anno addirittura di una rinascita creativa, perché abbiamo pensato di focalizzare su due autori internazionali del nostro territorio, anche in un'ottica di rinascita di un Carso che ha avuto delle grosse problematiche, specialmente per gli incendi l'altro anno, quindi di riprendere in qualche misura due personalità importanti del territorio che siano da testimoni, no, di un progredire verso un futuro anche diverso, come diceva Maddalena. Sono Igo Gruden, mm-hmm, il poeta di riferimento del territorio, poeta sloveno, nato ad Auresina, conosciuto in tutta la Slovenia e forse un po' meno sicuramente nel nostro territorio, se non dalla comunità slovena stessa, che collabora in maniera attenta al nostro progetto e noi ai loro progetti. E poi la personalità di Mascherini, Marcello Mascherini, che per decine di anni ha vissuto a Sistiana con il suo studio atelier e quindi in collaborazione con l'archivio Mascherini e Francesco Bordin, e poi abbiamo la Nera Pancino e anche Leonardo Bordin, che sono gli eredi e i curatori dell'archivio Mascherini stesso. Sono mai incontrati i due? Oppure non era nemmeno possibile? No, non si sono anagraficamente incontrati. Anagraficamente sarebbe stato un po' complicato, ma... diciamo che entrambi sono due figure che sono state scelte proprio per la loro attenzione al territorio, alla storia del territorio, sì, alla natura e anche a questa spinta all'incontro fra i popoli. Come si struttura questa edizione? Io mi occupo in particolare delle residenze di scultura e dei laboratori transfrontalieri. E quindi, come nelle passate edizioni, immagino che quello che stiamo vedendo, sì, sono appunto sono arrivati dall'Austria, dalla Slovenia e dall'Italia cinque giovani artisti che abbiamo selezionato quest'anno attraverso una call. Abbiamo avuto parecchie richieste, ne abbiamo selezionato cinque grazie ai nostri curatori, ai nostri maestri scultori, Edi Carrer, Alberto Fiorin e la critica d'arte, la nostra Eva Comuzzi. Ecco, abbiamo accolto proprio ieri questi cinque ragazzi che sono stati ospitati, lo vediamo nelle foto, dalle aziende. E li abbiamo già messi al lavoro, ovviamente, già iniziato presso l'azienda Zaccaria e Gramar. La pietra ancora una volta ci è stata offerta in maniera generosa da un'azienda locale. Sono sempre pietre di scarto perché vogliamo continuare sul tema della cura, dell'ecosostenibilità, perciò sotto le mani di queste ragazze vedremo che cosa si riusciranno a creare. Ogni anno poi abbiamo un motivo ispiratore per il lavoro dei ragazzi in residenza, quest'anno è proprio la poesia di Igo Gruden, I cavatori di Auresina. Perciò i ragazzi si confronteranno con la poesia di Igo Gruden e in questi 10 giorni, perché hanno iniziato ieri e termineranno l'8 settembre, vedremo che cosa produrranno, ecco, sotto l'occhio attento proprio dei loro maestri. Sarà possibile visitare le aziende e quindi conoscere anche le opere dei ragazzi l'8 settembre, quindi venerdì prossimo. Ci sarà un gruppo che verrà su prenotazione, verrà guidato dalla nostra guida naturalistica Sara Fiamiani, quindi ci sarà una passeggiata sul Carso e poi una visita alle aziende del marmo, delle aziende ospitanti, in cui potremo ammirare proprio le opere dei giovani scultori. E poi ci sarà una piccola degustazione, perché è immancabile, come dicevamo prima, no? Si viene sul Carso anche per assaggiare i prodotti del territorio e quindi ci aprirà le porte l'azienda agricola di Aila Quadraci, lo possiamo dire, con una degustazione dei prodotti di propria produzione. Non poi, solo vino.
No, vino e poi dei prodotti, delle conserve. Perché io sono a segno per questo. Anche. Vino e anche delle conserve che vengono proprio prodotte da questa azienda. Conserve, se marmellata o fa no? Fa dei prodotti sotto aceto, sotto olio, qualcosa. Non vorrei essere imprecisa, ma qualcosa del genere. Perché ha una piccola produzione di ortaggi e verdure di stagione. In questo periodo, come dicevo prima, dove torno un pochettino a quando ero bambino, eccetera, e mi tornano in mente anche determinati termini che una volta si adoperava. Conserva, adesso sì. non lo dice nessuno, no? Sì. Siamo invece, un po' vintage. Sì, tipo goffato la conserva, eccetera. Invece era un termine che mia madre adoperava, insomma, certo. No? Per cui è un momento particolare di regressione. Sì. O forse di ritorno. Insomma, comunque. Ho fatto la conserva. Quello che mi piacerebbe sottolineare è proprio l'emozione palpabile che ho notato, che ho sentito ieri nel gruppo dei ragazzi. Ho proprio percepito un entusiasmo, una gioia di stare insieme, che forse è la prima volta che sento in maniera così forte e importante. E di questo sono molto, molto lieta, anche molto grata, perché credo che sarà un bel gruppo effervescente. Tanto voi avete continuato a dar vita alla manifestazione anche nel periodo pandemico, quindi non si è mai interrotta, sì, se non mi sbaglio, se non ricordo male. Con l'attenzione dovuta non si è mai interrotta. Ecco, noi siamo abituati, come sempre, chi non è dentro le cose ha delle cose, una visione parziale, no? Nel senso, noi siamo abituati a vedere le opere finite. Certo. Oppure, come in questo caso, ciò da cui le opere poi si originano. E credo che deve essere anche abbastanza affascinante il percorso, sì, no? Sicuro. Infatti i ragazzi sono seguiti, oltre che dai tutor, dalla curatrice d'arte contemporanea, anche dal fotografo Massimo Goina. Infatti alla fine, verso, se non sbaglio, il 21 di ottobre, Avremo anche la mostra fotografica e quindi tutto l'escursus della manifestazione che non finisce, cioè che poi prosegue, insomma. E ci sarà anche un cataloghino che narra, no, la trasformazione della pietra da masso e quindi da una potenzialità ad una realtà attraverso l'opera scultorea dei ragazzi. C'è qualche, vediamo se riesco a formulare la domanda, c'è qualche qualcosa che poi alla fine c'è un filo rosso. Noi giornalisti abbiamo sempre questa tendenza a fare la domanda se c'è un filo. Dobbiamo trovare collegamenti dappertutto, ma insomma, fondamentale. C'è un punto, un filo rosso che li collega, che collega questi giovani artisti o no? Loro come? Beh, innanzitutto l'amore per la scultura, per l'arte contemporanea. Gli studi analoghi fatti magari in accademie diverse, sì, l'Accademia di Carrara, l'Accademia di Venezia, oppure il Politecnico di Vienna o la scuola di scultura, di disegno, diciamo scultoreo presso Zrečko Kosovel di Sesana. Quindi iniziano con una scelta e una curiosità comune rispetto al percorso artistico. E poi vengono uniti attraverso la pietra di Aurisina, quando arrivano, e attraverso il tema che viene dato ogni anno e che quindi li accomuna nella loro ricerca. Ricordiamo quello di quest'anno? La rinascita creativa. La rinascita creativa indubbiamente, ma il tema di quest'anno, nascita creativa in genere della rassegna, ma dei ragazzi in residenza, di scultori in residenza, è I cavatori di Aurisina. Ah, quello dicevo, sì, esatto. No, tra l'altro poi la cosa incredibile, la cosa strana che, per esempio, a me, i miei colleghi anche lo sanno, i miei amici lo sanno, io non amo molto la scultura, se devo essere sincero, nel senso, trovo, detta così, sembra un'eresia, che sia arte per daltonici. Però, e non lo dico perché, la scultura contemporanea la trovo molto più, mi affascina molto, molto di più, sia quella diciamo più astratta, sia anche quella scultura contemporanea, diciamo, fondamentalmente
che guarda più a canoni di una certa estetica e di un certo, classicismo. A me piace molto un artista, guarda caso, britannica, che si chiama Barbara Hepworth, che credo sì. abbia lavorato nella seconda, forse anche nella, insomma, a cavallo tra le due metà del Novecento, con delle forme molto arrotondate, o quantomeno quelle che io prediligo sono forme molto arrotondate. In genere forse lavorava con il legno, ma è una mia... E però, curiosamente, chissà perché, appunto, la scultura contemporanea, Henry Moore, cioè, insomma, Mascherini, eccetera, mi piace, per l'amor di Dio, di fronte a Paolina Bonaparte, anch'io vedo i colori, sì. No? Però, voglio dire, laddove molti si chiudono dopo un certo periodo, paradossalmente, conoscendo anche i miei gusti piuttosto conservatori, peraltro, la scultura contemporanea mi piace molto, ho detta così. Allora dovrà venire all'inaugurazione, perché queste sculture le portiamo a Porto Piccolo nell'ambito di CAMEN, Museo Diffuso delle Cave della Pietra. Si è creato un piccolo parco sculture, e dove ci sono già 13 sculture delle residenze precedenti, e quest'anno arriveranno altre 5. Questo quando? Il 21 di ottobre. L'aspettiamo, perché sarà un'occasione per vedere tante opere di artisti nel loro esordio, perché sono tutti ragazzi dai 20 ai 25 anni, quindi qualche volta abbiamo avuto qualcuno di 30 anni, ma sono tutti giovanissimi che lasciano la loro prima traccia sulla pietra, proprio da noi. Sia bello che anche rimanga. Sì, assolutamente, assolutamente. Proprio questo è il nostro focus, no? Quindi sculture di autori al loro inizio. Poi anche il fatto che queste statue poi siano ospitate permanentemente? Ma si spera di sì, spera di sì, a parte una che probabilmente troverà uno spazio su un sentiero del Carso, che abbiamo già identificato. Ecco, però il fatto comunque, ecco, che anche di se base questa, sul territorio. Ecco, sì. che trovi uno spazio sul territorio è un altro asset della manifestazione, sì, cioè questo fatto questo che... Sì, però c'è una cosa che mi piace sottolineare, anche rifacendomi alla domanda che mi hai posto prima, che una delle sculture proprio della prima edizione delle residenze adesso si può ammirare in Piazza della Borsa, perciò questo pezzo di Carso è anche arrivato in città, insieme ad una mostra fotografica sulle cave di Eurisina. Mi sembra significativo, no? Che a piccoli passi proprio magari riusciamo a fare quell'operazione di cui accennavi prima, di avvicinare il Carso a Trieste. Ecco, no? E il fatto anche che per tutta una serie di ragioni la manifestazione non si chiuda con la chiusura ufficiale, diciamo così, insomma, ma poi appunto ci siano degli, come si può dire, degli spin-off, consentitemi di usare continuità, un termine, c'è continuità. E anche questo è abbastanza curioso, no? Sì, sì, certo. E poi ci sono anche le due sezioni, pietra, di cui abbiamo parlato ora, e vento, che camminano in parallelo dal punto di vista creativo-concettuale. Infatti il controcanto della pietra, appunto il vento, è la sezione seguita da Massimo Permuda, che quest'anno ci regalerà un intreccio fra antico, fra virgolette, diciamo moderno e contemporaneo. Quindi Mascherini, che però viene rivisitato attraverso l'occhio contemporaneo di tre fotografi, Massimo Gardone, Mario Silani, di Jarian, e avremo poi Davide Maria Palusa, che è il più giovane. Questo quando? E questo avverrà all'inaugurazione, diamo subito un'occhiata perché io comincio a diventare giustamente anziana. L'inaugurazione sarà presso la Double Room e allora, date un'occhiata a casacave.eu nel sito. lì ci sono tutto per un calendario importante, molto denso, e sinceramente magari vorrei riuscire a identificarlo. L'ho trovato il 14 settembre alla Double Room, per poi passare in novembre al castello di Kronberg. Ok, quindi prima o dopo dovremmo beccare anche Premuda su queste cose qua. Assolutamente. Lui è un nostro grande amico. Sì, vi racconterà, sta facendo un lavoro bellissimo proprio in questo intreccio, no? Moderno, contemporaneo, antico, contemporaneo, per riportare anche grandi autori alla conoscenza dell'oggi, Una manifestazione come questa, no? Immagino poi che
non ha soluzione di continuità neanche nell'organizzazione dell'anno successivo. In genere le persone dicono, ma noi eventualmente prendiamo una pausa di una settimana. Adesso mi pare che nemmeno, sì, delle volte sento nemmeno questo. Forse è l'ultima volta che ci vedete, perché è stato concesso. Sono anni infiniti. Ma qual è la difficoltà, sì, la difficoltà maggiore? Eh beh, sicuramente reperimento fondi, perché noi ci affidiamo, allora, ai bandi regionali, perciò quando siamo nel bel mezzo della rassegna dobbiamo lavorare alla progettazione, perché della rassegna successiva, sono quelli, perché sono, i tempi, certo, sono quelli. A questo si aggiunge anche che l'associazione Casa Cava, presieduta da Fabiola, sta collaborando con il comune di Duino Risina nella realizzazione di Camen, del museo diffuso, quindi stiamo seguendo, perché siamo un gruppo che affianca Fabiola, la sua associazione, nel portare avanti il progetto, quindi stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative per lo sviluppo di Camen, quindi da una parte del territorio, quindi da una parte c'è la rassegna dell'energia dei luoghi, ma dall'altra lavoriamo attivamente anche a braccetto col comune e con le varie associazioni locali per costruire questo museo senza pareti che è Camen, il progetto Camen. E poi c'è il reperimento, diciamo, dei fondi, che è importante, esatto, citare anche chi ci dà veramente una mano da molti anni, da 3 anni perlomeno, che è la Fondazione Pittini, mm-hmm, Pietro Pittini, e la Fondazione Kathleen Foreman Casali. In particolare Pittini seguono la parte degli studenti, quindi dei più giovani, e ci hanno accompagnato in questi anni, in particolare con i laboratori. Quindi, gli studenti, e poi anche il comune di Duino Risina. Gli studenti vengono appunto in seguito ad una call, eccetera, e anche lì c'è una sorta di giuria, diciamo così, sì, che valuta, no? Sì, sì, i tutor, quindi Edi Carrera, Alberto Fiorini, la nostra curatrice Leva Comuzzi, okay, quest'anno sono, okay, stati affiancati anche dal professor Percic, che insegna alla scuola di Srećko Kosovar, scusate, di Sesana, lo sloveno non è la mia lingua, per quanto io sul Carso abbia sposato uno sloveno, perdonatemi. quindi sono stati selezionati da questo gruppo di lavoro che ci segue poi dall'inizio, di fatto. E sono anche molto giovani, no? Sì, 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 siamo intorno ai 25 anni di media. Beati loro. Di cui uno anche 21 anni. 21, no? Da 25 in su, sì, da 21 è già. Poi c'è anche il discorso di aver incrementato gli incontri con il territorio, ma le cave stesse, no? Perché grazie anche agli itinerari che sono legati all'energia dei luoghi, ma anche allo sviluppo del museo diffuso Camen, grazie ad Esplore e con Sarafè Damiani, noi accompagniamo le persone a conoscere il fondo della cava, grazie, in collaborazione con Zenith C e il geologo Manzoni Marco, che ci porta finalmente. Quindi, questa, diciamo, cava ecco, entra nelle conoscenze. Perché voglio dire, appunto, c'è tutto il processo, diciamo così, che viene in qualche modo, se non documentato, ma comunque che viene esplorato e spiegato, no? Sia il come si dice, non soltanto il materiale, ma anche il luogo da cui il materiale deriva. Certo, ma poi la cosa interessante è che queste cave diventano anche luoghi inediti per delle performance artistiche, sì, sì, ed è questo che ci piace, e ritorno sempre alla domanda precedente, il quesito precedente, no? Intrecciare proprio questa natura con delle operazioni artistiche, da in modo che si possa valorizzare il territorio anche in maniera diversa. E no? Qui torniamo al discorso che facevamo prima, sotto un aspetto un po', come dire, più storico, se vogliamo, no? Però anche qui sembra sempre che il territorio appena adesso abbia cominciato a ragionare e sulla sua storia in un certo modo e anche sulla possibilità di, gli inglesi hanno un termine più bello che è take advantage. Mm-hmm. Che non è approfittare è più brutto, ma insomma, cioè, cogliere, utilizzare gli spunti che offrono il territorio anche per qualche cosa di altro. Certo.
Ed è questo forse un pochettino difficile. È sempre stato fatto in realtà da parte in particolare delle comunità slovena, okay. E anche il comune di Nursin ha fatto mostre, ricerche sulle pietre, però un po' come nella vita, no? Arriva un momento in cui le cose succedono, no? Perché si intrecciano tutte le sinergie assieme e penso che sia questo il momento. Quello che hai anche chiamato la congiunzione dei pianeti. Sì. Assolutamente, in cui noi abbiamo messo qualche là, ma la sinfonia era già pronta in qualche misura, le aziende hanno accolto, il circuitore sloveno lo ha fatto, la Ius Comunella con l'apertura della cava Ivere 3, questa è una cava dismessa che ora sta vivendo una riconversione a livello culturale, e quindi è come se a un certo punto il destino dicesse: è giunta l'ora per il territorio del comune di Nursina e per le vostre pietre. Anche perché significa però che tutti quanti debbano saper ascoltare determinate cose, insomma, devono prestare orecchio. Devono amare il territorio e credere che assieme si possono fare tantissime cose. Abbiamo vinto bandi, abbiamo incontrato persone, stimolato l'ipotesi di una continuità, perché questo è fondamentale. Quando capita che il momento è favorevole, a quel momento bisogna dare continuità, sì. Altrimenti tutto cade nell'oblio, sì. E questo non avverrà questa volta. Allora, il lavoro corale, no? Proprio questo lavoro corale, sì. Che ci accomuna ed è secondo me qualche cosa che ci dà energia e anche tanta voglia di fare, no? Perché di fatto il nostro lavoro, possiamo dirlo anche in qualche modo, molto da volontariato. Vabbè, no? Questo ecco. Non voglio nemmeno aprire e quella, quindi c'è quella veramente porta, un grande, per rimanere, esatto. C'è un grande amore per il territorio che ci accomuna, che accomuna tutti i soggetti con cui lavoriamo insieme. Allora, vi ricordo l'Energia dei Luoghi, nona edizione, da agosto 2023 a gennaio 2024, poi magari poi noi durante la stagione invernale di Trieste in diretta, che poi non ha soluzione di continuità con quella estiva, tra l'altro, magari ci occuperemo anche di questa cosa delle fotografie con Premuda. Grazie. Che anche lui è molto, insomma, è molto prezioso. Allora, grazie a Fabiola Faidiga. Fabiola. Sì, ma è uguale. È come Ariete, che non si sa per essere stata con noi. Grazie a Maddalena Giuffrida. Grazie. E noi ci vediamo domani. Domani è venerdì, avremo una puntata che si annuncia un po' particolare di Trieste d'Arte, e poi sarà con noi Daniela Barcellona, perché sta per, a proposito di appuntamenti che tornano ogni anno, sta per partire anche la terza edizione, credo, della masterclass di canto che la Barcellona organizza a Trieste. Buona serata, ci vediamo domani. Grazie. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.